Oggi è veramente un grande piacere per me essere qua a Firenze in occasione del 21esimo congresso del CODAU, proprio perché l'assemblea dei rettori, tutti i rettori degli 85 atenei italiani con i loro direttori generali rappresentano un ecosistema di sviluppo, di crescita per l'intero paese. Infatti il paese ha bisogno, per una crescita sostenibile, sia di formazione del capitale umano, quindi di formazione di eccellenza, e di questo ancora di più ne abbiamo bisogno proprio dato l'inverno demografico e quindi il minore percentuale di popolazione attiva sul mercato del lavoro che avremo nei prossimi anni, e dall'altro canto abbiamo bisogno ovviamente di innovazione tecnologica, e l'innovazione deriva dalla buona ricerca. Ebbene, questi due miracoli, la formazione di eccellenza e l'innovazione tecnologica e quindi la ricerca, avvengono proprio nelle nostre università, e le nostre università, ebbene si dice questo in un posto meraviglioso come Firenze, sono un luogo di rivoluzione, di pensiero, di nuove idee, proprio come il Rinascimento lo è stato nel momento in cui è stato pensato, creato e vissuto. E quindi per me è molto importante sottolineare come in questo momento abbiamo bisogno del coraggio di cambiare, di innovarci, di diventare sempre più motore di futuro e di crescita per il Paese e per i nostri giovani, insomma la speranza.